Vi ricordate che tempo fa mi avevate, molto tempo fa, uno di voi, Kurrow, che non sarà oggi live, mi aveva consigliato dei video di un influencer barra di una persona che parla di Giappone che non mi erano piaciuti molto. Diciamo, mi avevano cringiato a dir poco e non erano stati proprio il massimo, sarò sincero, non avevo una buonissima impressione di codesta persona. Sto parlando di Marco Togni. Presente Marco Togni, penso che molti di voi lo conosceranno. Voi mi avevate fatto conoscere questo ragazzo barra uomo, perché non, cioè, sembra giovane, ma non penso sia troppo giovane, sinceramente. E comunque, me l'avevate fatto conoscere grazie, per sfortuna, dei video, questi qua. Se vai sui più popolari, c'era Curro che mi aveva chiesto, proprio obbligato, a vedere il video sull'ASMR del profilattico, il video sull'ASMR di alcune cose, ed erano dei video cringissimi, orribili. Non, cioè, io li trovavo veramente, come dire, inquietanti per certi versi, cioè mi mettevano proprio a disagio. E come dire, perché ve ne parlo? Perché fino a questo momento avevo, come dire, una concezione sballata di questa persona, perché giustamente l'avevo conosciuta tramite questi video e non sapevo bene che cazzo fosse. L'ho iniziato a seguire su TikTok, dove pubblica lui, per chi non lo conoscesse, è uno che un ragazzo che vive in Giappone ormai penso da forse una decina d'anni, poco meno, organizza viaggi, fa sponsor di robe giapponesi, vabbè, lavora grazie a questa cosa che sta in Giappone. Niente, ho iniziato a seguirlo su TikTok, di nuovo, giustamente fatemi fare questa cosa, e vi devo dire, gli ultimi video che ha postato, che sono video in cui parla lo stipendio in Giappone, oppure non dovete trasferirvi in Giappone, i pro e contro del Giappone, i giovani hanno voglia di lavorare, cioè ha iniziato a fare più che video meme, ho visto che ha iniziato a fare dei video più improntati su degli argomenti interessanti, su delle cose proprio fighe, vi devo dire, rivalutato completamente. Cioè, si vede proprio che uno che ne sa, non che prima lo mettessi troppo in dubbio, perché comunque per avere i numeri che ha, vuol dire che qualcosa la sa fa. Però, veramente, i primi video che mi avete consigliato me l'avrò fatto passare come un coglione, come proprio una persona strana, per non dire altro. Dopo aver visto dei video leggermente seri, interessanti, no, è uno che, devo dire, mi sta simpatico, ne capisce, c'ha la testa sulle spalle. Almeno i discorsi che gli ho sentito fare in questi TikTok da 5 minuti, da 6 minuti, mi sono piaciuti molto, quindi. Vabbè, magari non ve ne fregherà un cazzo, però giusto per chiarire questa cosa qua, rivalutato totalmente Marco Togni, decisamente molto simpatico, apprezzo quello che dice, quello che fa e basta. Me l'avevate presentato in una veste che probabilmente non gli si addice, e anche se vabbè, volutamente lui farà video di questo tipo, perché volutamente li fa per attirare pubblico, però sì, questo è quanto. A me invece non sta simpatico per niente. No, ma legittimo, non è che vi devo dire che vi deve star simpatico, però io prima mi stavo un po' sul cazzo, lo trovavo strano e tutto quanto. Dopo aver visto gli ultimi video che ha fatto, vi devo dire, mi sta simpatico, cioè fa dei discorsi sensati, non è un coglione, assolutamente.